Ma la situazione più anomala l'abbiamo trovata nei nuovi allevamenti biologici di fileni a Borghi, nell'entroterra romagnolo. Nuovi si fa per dire. Sono vecchi allevamenti intensivi a due piani riconvertiti a biologici al piano terra. Ma adesso avete i polli dentro? Sì, sì, sì. E dove li fate uscire? Perché non li vedo adesso. Perché adesso sono piccolini, piccolini. Hanno una settimana, quindi non ci sono adesso fuori. E ogni quanto li fate uscire? Dai 10 giorni in poi fino alle catture. Sembra che l'azienda sia in allarme. Sul cellulare del lavoratore arriva un SMS con le indicazioni su come comportarsi se qualche giornalista si presenta davanti all'allevamento. Cosa, vi hanno mandato un messaggio di allerta, ho visto? No, ma ce l'ho... Se si avvicina allora, qualcuno... Perché io sono capo azienda qui, perché non deve entrare nessuno. E adesso non ci sono i polli fuori? Non ci sono perché non è l'età di andare i polli di fuori. Quindi adesso quanto avranno questi polli che ci sono dentro? Te mi metti in difficoltà. Allora proviamo ad avvicinarci a un altro capannone. Qua c'è la ventola. Vediamo se vediamo gli animali dentro. Sì, sono grandi. E lui aveva detto che erano piccoli e per questo non uscivano. Invece sono polli grandi. Perché mi avevi detto che i polli erano piccoli, invece sembrano belli grandi ai polli. Non ti posso dare nessuna risposta. L'azienda pubblicamente si vanta di usare mangimi senza OGM. I nostri lavorati senza OGM, una carne senza OGM, contraddistingue la filiera fileni, sia tradizionale che biologica, un'alimentazione esclusivamente non OGM. Tuttavia noi stessi abbiamo potuto leggere attaccate nei silos dell'allevamento di riproduttori in provincia di Bologna nel mese di ottobre le etichette che dichiarano esattamente l'opposto. Sull'etichetta del mangime qui c'è scritto: viene usato la soia e il gran turco geneticamente modificato. Ma è la stessa Fileni, nella domanda presentata per ottenere il prestigioso marchio B Corp, ad ammettere che la maggioranza degli animali fileni sono allevati con mangime convenzionale, che può essere un mix di OGM e non OGM. Siamo diventati B Corp. Significa che l'obiettivo che perseguiamo come impresa non è soltanto quella del profitto, ma è quella del bene comune, è quella di valorizzare i nostri lavoratori, è quello di valorizzare il territorio e le comunità che ci sono vicine. Noi siamo la prima impresa produttrice di carne al mondo ad aver ottenuto questa certificazione.